Buongiorno e bentrovati. Oggi siamo a San Candido, località di confine in Alta Pusteria. Siamo in compagnia del signor Dieter Rompek, che è presidente dell'associazione turistica di San Candido e anche titolare dello Sport Hotel Tirol, appunto, di San Candido. Buongiorno signor Dieter. Buongiorno. Ecco, il 2019 per voi è una data importante, fondamentale, diciamo, nella vostra storia come struttura alberghiera. Per quale motivo? 2019, perché quest'anno lo Sport Hotel Tirol festeggia i suoi 50 anni. È nato nel 1969, dove i miei genitori hanno aperto l'albergo, data storica che festeggeremo in un po' in tutto l'arco dell'anno, dove il punto massimo lo avremo nel 19 luglio, che è la data storica dove è stato inaugurato. Albergo che, come già detto, come già accennato, i miei genitori hanno aperto in quella data, e da allora ci siamo evoluti, ci siamo ingranditi, abbiamo fatto dei passi in avanti, e l'ultimo grande ampliamento è stato nel 2015, dove abbiamo costruito altre 23 stanze e siamo arrivati a un albergo che c'è di una bella dimensione, di una gestione familiare di 52 stanze. Ecco, noi ci conosciamo da circa 25 anni, no? Sì. Io ho visto la struttura all'inizio che era un 3 stelle, praticamente adesso è diventato uno splendido 4 stelle, molto capiente. Ecco, quali sono, diciamo, le caratteristiche più importanti dell'hotel? Allora, la caratteristica più importante è che noi ci troviamo e siamo l'unico albergo che si trova in centro di San Candido con tanti spazi verdi attorno all'albergo, perciò tranquillità. Tranquillità per tutti gli ospiti, sia dalla famiglia che fino all'anziano può venire a gustarsi la sua vacanza presso di noi. Ecco, in questa sede ci sono passati diversi anche personaggi importanti. Sì, sì. Ecco, sì. Vogliamo accennarne a qualcuno? Ma tantissimi che sono ospiti abituali dell'Alta Valpusteria, del comprensorio del Tre Cime. Abbiamo, l'estate scorsa, è venuto a trovarci l'ex capo di Stato Napolitano, abbiamo tanti alpinisti che vengono a trovarci, Manolo è stato qua l'anno scorso, la Tamara Lunger, Harry De Luca e tanti altri. Certo, avete avuto anche attori della serie televisiva, della fiction, del passo fiction. Del cielo, naturalmente sì. Siamo tutti amici, certo, come una grande, certo, famiglia loro. Perché lo vediamo anche sui social, sì, no? Sì, senz'altro, passare e scorrere senz'altro, le immagini, sì. E di conseguenza, sì, viene naturale fare questa domanda, sì. Perfetto. Adesso passiamo per quanto riguarda l'associazione turistica. Lei è anche presidente dell'associazione turistica. Sono presidente dell'azienda turistica e anche quest'anno, 2019, per noi è un anno molto importante perché San Candido festeggia 1250 anni. Abbiamo un grandissimo anniversario che si estende lungo tutto l'anno, dove ogni mese abbiamo diverse manifestazioni e è una cosa bellissima e noi siamo veramente contenti di festeggiarlo. Certo. Quali saranno le manifestazioni più importanti che farete quest'anno qui a San Candido? Allora, manifestazioni più importanti sarà a fine maggio, dove ci sarà la festa di compleanno, poi avremo a metà luglio la festa del paese e poi tante altre feste ancora fino alla fine dell'anno. Perfetto. Ecco, San Candido si trova in una zona molto particolare, un crocevia, diciamo, essendo città di confine, e qui si può andare ovunque, in Austria, diciamo in Veneto, ma diciamo è importante anche perché dall'estero arrivano in Italia, per cui qui ci sono delle location straordinarie, come possono essere Lago di Braies, ma le Tre Cime di Lavaredo principalmente. Ecco, quanto è importante per voi essere, diciamo, in questo contesto? Allora, per noi è importantissimo. Innanzitutto siamo situati in una valle molto larga, molto verde d'estate, facilmente raggiungibili perché abbiamo anche il treno che arriva a destinazione, perciò
è molto comodo. Inoltre siamo in mezzo al patrimonio dell'UNESCO, che per noi è una cosa molto importante, perché la tutela è salvaguardata. Le montagne più importanti nel patrimonio naturalmente sono le nostre tre cime di Lavaredo, che sono l'esempio di questo territorio. Perfetto. Volevo chiedere, da dove arrivano i turisti, diciamo, le principali mete, da dove ne arrivano, ecco, sia come nazione se riguarda l'estero, ma come località per quanto riguarda il territorio italiano? Allora, territorio italiano, San Candido è molto conosciuta, abbiamo circa il quasi 80% dei turisti italiani, il resto è distribuito un po' su tedeschi, austriaci, e il resto dell'Europa e anche un po' di clientela oltre l'oceano. Vogliamo invitare i turisti a venire a San Candido e magari anche all'hotel, allo Sport Hotel Tirol. Vogliamo dare i dati intanto dell'hotel, dove vi trovano come sito internet? Allora ci trovano un po' dappertutto, il nostro sito internet è sporthoteltirol.it. Perfetto. Invece per quanto riguarda l'associazione turistica? L'associazione turistica è trecime.info, poi uno ricerca la località di San Candido, che io sono anche presidente del Trecime Marketing, che comprende tutto il comprensorio, e questa è la pagina ufficiale del Trecime Marketing. Perfetto, bene, allora ringraziamo il signor Dieter di averci concesso questa breve intervista, da qui da San Candido è tutto, a voi studio. Grazie.